Buonasera in diretta dai microfoni di RDR Radio 1, circuito Spreaker Podcast Player, M91 Crotone, il taccuino di Antonio Milano. E raggruppa stasera alcuni aggiornamenti, tra cui l'epilogo, la sintesi con i vari commenti relativi alla partita Crotone-Foggia. Non ho la possibilità di farvi ascoltare quelle che sono praticamente le discussioni in conferenza stampa di Mr. Zauli nel post partita. Cercheremo nei prossimi giorni, quando riparleremo ancora di playoff, visto che il Crotone purtroppo per vicissitudini varie viene raggiunto nelle battute finali dal pareggio del Foggia, che elimina il Crotone da questa fase finale, da questa seconda fase ben preparata, perché il risultato era stato ribaltato tutto nel primo tempo con il 2-0 tra Gigliotti e praticamente la rete di Cernigoi, che aveva fatto terminare il primo tempo per 2-0. Scandaloso l'arbitraggio, ma purtroppo anche nella fase finale della partita la demoralizzazione ha vinto, lasciando parecchio spazio al Foggia e permettendo di pareggiare con la mazzata finale praticamente negli ultimi 4 minuti. E questo ha determinato l'eliminazione inaspettata e immeritata del Crotone, che ha fatto sicuramente la sua parte, la sua partita, si è reso pericoloso in parecchie occasioni, ha colpito anche un palo, ma purtroppo il pallone è rotondo e quando poi nelle arringhe finali l'arbitraggio non convince, perché praticamente non interviene a dovere, non ammonisce chi deve ammonire, ammonisce ed espelle chi non dovrebbe, e purtroppo questo ha determinato anche, con l'uscita di Augusto Scarbò e la rimanente, diciamo, i rimanenti 10 minuti in 10 uomini tra gli ultimi 2 minuti di tempi regolamentari e i 6 minuti di recupero, che in extra time sono diventati quasi 7, non ha permesso di difendere al meglio il risultato del 2-1, e quindi la mazzata finale del gol del Foggia purtroppo ha determinato questa eliminazione, avendo vinto il Foggia alla partita per 1-0 nel turno di andata. E quindi questa partita ha bruciato tutto ciò che era stato preparato bene durante la stagione. Purtroppo il Catanzaro ha fatto la sua parte, ha fatto il suo campionato, probabilmente era un campionato parallelo quello del Catanzaro. Il Crotone, che a lungo ha rincorso il Catanzaro, alla fine si è accontentato della seconda migliore posizione in campionato, forse con diciamo dalla sua nascita la migliore stagione in termini di punti. Cosimo Chirico, Jacopo Cernigoi, Jacopo, l'altro Jacopo, Petriccione,
compagni non sono riusciti a dare quel guizzo per chiudere la partita sul risultato di 2-1, difendendosi bene dall'arrembaggio del Foggia, ma purtroppo limitata la squadra dal numero di inferiorità rispetto a quelli del Foggia dopo chiaramente l'uscita di Augusto Crevò. Oppure di segnare quella terza rete che avrebbe dato la sicurezza. E questa beffa ha contribuito ad annullare una stagione spettacolare con una squadra molto molto competitiva, con una qualità di gioco che sicuramente si è vista in campo, ma questa partita purtroppo è terminata con un'amara sconfitta. Mentre vi parliamo, vi diamo gli aggiornamenti di questi playoff, le semifinali in corso. Foggia, Pescara hanno e Lecco Cesena hanno i seguenti risultati alla fine del primo tempo: Foggia 1, Pescara 1. Il Pescara ribaltava la situazione contemporanea con la partita del Lecce Scida, andata in svantaggio, praticamente ribaltato dallo 0-1 al 3-1 finale, e di conseguenza si è qualificato alle semifinali. E il Cesena in questo momento rispetto all'Ecco vince 2-0 alla fine del primo tempo. Le reti in Foggia Pescara al secondo minuto, Peterman per il Foggia, il vantaggio del Foggia. Al 24esimo pareggia, calcio di rigore, Raffia per il Pescara. Mentre per quanto concerne Lecco Cesena, il vantaggio arriva al nono minuto con Mercadante su calcio di rigore, raddoppia Prestia al 46esimo. Non abbiamo dunque la conferenza stampa di fine partita, abbiamo avuto anche dei problemi ad andare in diretta la sera, e quindi con il mio rientro più tardi del previsto non è stato possibile farvi praticamente il riepilogo finale proprio mercoledì sera alla fine della partita. La proiezione offensiva degli squali comincia con l'assist di Tribuzzi per Giron, che dal fondo pennella al centro, Chirico viene anticipato di testa e siamo al primo minuto. Poi è Chirico che con una gran palla al centro dalla destra mette per Tribuzzi, che viene anticipato sulla linea in angolo. Sul corner successivo la difesa ospite riesce a spazzare. Al 12esimo, ad un passo dal vantaggio gli squali con Alessio Tribuzzi, che si ritrova tu per tu con il portiere Dalmasso, imbeccato da Cosimo Chirico, l'estremo difensore pugliese lo ipnotizza respingendo il corner. Sull'angolo seguente ancora Cosimo Chirico ci prova, ma senza fortuna questa volta. Lancio di Paolo Branduani, la spizzata di Cernigoi al 16esimo, tiro a giro di Alessio Tribuzzi che sfiora l'incrocio dei pali. Al 19esimo i pitagorici ancora vicinissimi al gol con Cosimo Chirico direttamente su punizione che fa la barba al palo.
Al 21esimo gli squali passano in vantaggio con Alessio Tribuzzi, l'assistente dell'arbitro però alza la bandierina per segnalare il fuorigioco del numero 19 di casa. La prima incursione degli ospiti di rilievo si ha al 27esimo con il primo tiro. Frigerio viene murato da Gigliotti in tackle che lo anticipa in corner. Al 31esimo però gli squali passano in vantaggio con Jacopo Cernigoi. Al 31esimo viene ammonito Dini dalla panchina per aver esultato in occasione della rete. Assurda questa decisione dell'arbitro, che poi si rivela aver fatto una direzione scandalosa del match. Al 32esimo, sugli sviluppi di una rimessa dalla destra battuta da Vasile Mogos, la palla arriva a Cernigoi. Jacopo Cernigoi la stoppa, si gira e calcia nell'area piccola, trafiggendo dal masso. Al 35esimo ancora Jacopo Cernigoi, pericoloso sul corner dalla destra di Jacopo Petriccione. I due Jacopo non festeggiano perché la difesa rossonera in maglia bianca ribatte. Al 45esimo un corner dalla sinistra di Jacopo Petriccione, il colpo di testa di Golemic con la palla che sfiora l'incrocio. Vengono assegnati 2 minuti di recupero. E sul primo minuto di recupero Eugenio Dursi cerca il gol dalla distanza, dal masso, con un gran colpo di reni manda in angolo. Sempre a pochi secondi gli squali raddoppiano con Gigliotti, il corner dalla sinistra di Cosimo Chirico, il colpo di testa vincente dell'ex Gigliotti e si va a riposo sul doppio vantaggio degli squali per 2-0. Si riprende al 46esimo con le novità in campo per gli ospiti, con Di Pasquale e Peterman che lasciano il posto a Rutiens e Di Noia. I pugliesi poi al 51esimo riducono lo svantaggio, segnando con Frigerio che si inserisce in area con l'esterno sinistro. Manda all'angolino basso alla destra dell'incolpevole Paolo Branduani. Rutiens in ritardo su Tribuzzi si becca il cartellino giallo al 56esimo, secondo ammonito della partita. Al 61esimo il cross dalla destra con il destro di Cosimo Chirico. Contec nel tentativo di anticipare Cernigoi manda sul palo, l'azione prosegue, Mogos arriva a colpire di testa al volo in area, ma manca di poco il bersaglio. Al 62esimo la traversa colpita dagli squali con Cosimo Chirico che calcia col destro in area, si è visto respingere la conclusione dal montante superiore della porta di Dalmasso. Al 66esimo viene espulso dalla panchina Andrea Del Rico per proteste. Viene ammonito anche Lamberto Zauli per le sue proteste. Nato tutto da una gomitata ricevuta da Vladimir Golemic con gli ospiti che hanno continuato a giocare nonostante il capitano fosse a terra. E per queste proteste praticamente comincia il declino della partita. Al 72esimo è Jacoponi che lascia il posto a Beretta e invece Zauli corre ai ripari mandando dentro Cuomo e Carraro al posto di Cosimo Chirico e Maxime Giron. Al 77esimo proprio Carraro, neo entrato, si becca il cartellino giallo. A questa volta all'80esimo Zauli manda in campo Avoa e Carbò ed escono Mattia Vitale ed Eugenio Dursi. All'81esimo viene ammonito anche Cernigoi, Jacopo Cernigoi, per il fallo su Contec. Poi viene ammonito Carbò che era tra i diffidati, nulla da fare dunque.
All'83esimo Carlo Crialese sostituisce Alessio Tribuzzi ed è l'ultimo cambio per gli squali. Ma all'85esimo la beffa è il pareggio dei pugliesi con Beretta sugli sviluppi di un corner dalla destra. Anche gli ospiti incrementano i cartellini gialli con Di Noia che viene ammonito e poi Vacca che subentra a Beretta all'88esimo. Al 90esimo vengono concessi 6 minuti di recupero al 90+1, quindi al primo minuto di recupero del secondo tempo è Carraro su colpo di testa su corner dalla destra che fa terminare il pallone di poco alto sulla traversa. Poi è la volta di Markic che entra al posto di Costa, siamo proprio sullo scadere, extra time, 2 minuti, si termina all'ottavo minuto di recupero per le troppe perdite di tempo dovute ad infortuni, interventi dell'arbitro per espulsioni sconcertanti e scandalose per non aver accettato le proteste dalla panchina del Crotone e via di seguito. La rissa demoralizza gli squali che purtroppo sono condizionati nel finale di partita dalla beffa della seconda rete alla quale non riescono a reagire e quindi a questo punto la partita termina 2-2 con la qualificazione degli ospiti che in questo momento stanno giocando l'andata della propria semifinale contro il Pescara sul risultato di questa volta 1-2 proprio al 46esimo, proprio il primo minuto del secondo tempo, è Lescano che porta in vantaggio il Pescara, quindi Foggia 1, Pescara 2. Sull'altro, diciamo, match di andata della semifinale tra Lecco e Cesena, siamo al 51esimo, ma il Cesena è ancora in vantaggio per 2-0. Cambia dunque il risultato a Foggia, al Pino Zaccheria il Pescara va in vantaggio sul risultato di 2-1, al primo tempo era 1-1. La rete al primo minuto del secondo tempo di Lescano porta in vantaggio il Pescara. Crotone ribalta l'andata in 45 primi con il Foggia, chiude il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Jacopo Cernigoi e Guillaume Gigliotti, ma nella ripresa scatta la rimonta dei rossoneri con 2 reti al 50esimo di Frigerio e all'85esimo di Beretta. Il pareggio con gol a Pordenone dove la squadra di casa va subito sotto per un autogol di Dubitas, ma poi prova il gol con Pinato poco prima del 20esimo. Il Pescara invece va in vantaggio a Chiavari con Cuppone, subisce il pari allo scadere da parte di Mercai su rigore e tra Cesena e Vicenza termina nella seconda fase con i quarti di finale, termina 0-0 con la qualificazione del Cesena. Quindi nella seconda fase playoff nazionale ecco la sintesi dei risultati. Pescara Virtus Entella, l'andata era finita 2-1 per il Pescara e al ritorno termina 3-2. Sempre per il Pescara. A Lecco l'andata tra Lecco e Pordenone era finita con il vantaggio del Pordenone per 1-0, ma
ma proprio il Lecco ribalta il risultato nel match di ritorno per 3 reti a 1. Tra Poggia e Crotone l'andata era finita 1-0 per il Poggia. E invece al ritorno finisce con 2-2. Tra Vicenza e Cesena lo stesso risultato sia nel girone di andata che nel girone di nel match di andata che nel match di ritorno. Ma in questo caso il Cesena era in una posizione migliore di classifica e di conseguenza passa in semifinale proprio il Cesena. Le partite di questa sera dei match d'andata, abbiamo detto a Foggia, tra Foggia e Pescara, il risultato in questo momento vede in vantaggio il Pescara per 2-1, mentre tra Lecco e Cesena il risultato è fermo sul 2-0 per il Cesena. Le partite di ritorno saranno giocate a Pescara all'Adriatico giorno 8 giugno alle, sempre alle 20.30 e Cesena-Lecco a Cesena proprio l'8 giugno sempre alle 20.30. In questo momento, col vantaggio del Pescara, nel caso la partita del ritorno tra Pescara e Foggia finisse con il medesimo risultato, passerebbe il turno proprio il Pescara. Tra Cesena e Lecco invece in questo momento il Cesena vince fuori casa per 2-0 e avrebbe la migliore chance per giocare la sua finale. Perché nel prossimo ritorno dell'8 giugno il Cesena andrà a giocare in casa e quindi ha ottime chance di qualificazione alla finale. Così come il Pescara. Peccato per questo epilogo di stagione per la famiglia Vrenna, per la squadra allestita. Dovremmo riaccontentarci di giocare la Serie C, probabilmente avremo degli avversari più facili perché non ci sarà più il Catanzaro, si presume vada avanti il Pescara e quindi le due squadre competitive più forti della regular season consentirebbero di giocare una stagione più tranquilla. Chiaramente tutto dipenderà da quelli che saranno gli investimenti della squadra da parte della famiglia Vrenna e chiaramente anche dalla nuova panchina rossoblu in caso di riconferma di Lamberto Zauli oppure di altro cambio di allenatore. Che dovremmo ancora scoprire. Io vi ringrazio perché ci seguite in diretta da RDA Radio 1, dal circuito Spreaker Podcast Player che comprende chiaramente anche Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria e la collaborazione storica con RSE. Vi ricordo che ci seguite anche attraverso Antenna Romana 1 per l'adesione al circuito di cui fa parte anche il Radio Studio 97 di La Voce, la radio alla voce di Crotone Provincia, e dicevo praticamente il circuito online radiobox.com.
Ma ci seguite anche su altri canali alternativi, l'altra piattaforma di supervisione WRA, acronimo inglese di Web Radio Associate, WRA, che comprende Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Josavn. Poi i soliti organizzatori dalla redazione di Napoli che ci prestano la redazione giornalistica e sportiva per quanto concerne il circuito radiovacanze.com, tutti vanno i nostri saluti logicamente. E poi anche a tutti quelli che dobbiamo ringraziare, che ci seguono attraverso i canali alternativi, la pagina Facebook di Fracalcio in Realtà The Original, con il gruppo adesso collegato Amici che piace Fracalcio in Realtà The Original, logicamente. Poi Twitter, i due canali YouTube di RDR Radio 1, canale Spreaker e lo storico Bis Riccardino 23. Il ringraziamento a tutti per aver seguito questa stagione. Avremo modo di parlare anche di playoff di Serie B, di occuparci nei prossimi giorni, di seguire fino a fondo gli aggiornamenti e anche attraverso qualche puntata dedicata alle semifinali e finali dei playoff di Serie C, fino al ritiro programmato della squadra del Crotone per l'avvio della nuova stagione e al scelta da parte della famiglia Brenna dell'eventuale nuovo allenatore e logicamente degli investimenti per quanto concerne la scelta degli acquisti. Per avviare una stagione competitiva, per il ritorno allo stadio di ulteriori tifosi, l'aumento dei tifosi allo stadio è necessario per sostenere la squadra e quindi soprattutto perché quest'anno ricorre il centesimo anno di fondazione della squadra del Crotone. E per celebrare al meglio, logicamente, gli stadi, lo stadio Ezio Scida in particolar modo dovrà tornare ad essere sempre più pieno e ancora più tifosi dovranno tornare a sostenere questa squadra per poter far sì che al più presto non solo si risalga in Serie B e che quindi si avvii una stagione che porta il Crotone in Serie B, ma successivamente anche la rincorsa al ritorno in Serie A. Grazie a tutti da parte di Antonio Milano per questa puntata del taccuino per M91 Crotone. Un saluto a tutti, linea di nuovo allo studio a Napoli. Ci risentiamo nelle prossime edizioni per darvi aggiornamenti sul futuro del Crotone Calcio. Grazie a tutti e buona notte domenicale del 4 di giugno 2023. Buon proseguimento con i nostri programmi. Approfittiamo un attimo sulla sigla di chiusura per aggiornarvi in questo momento allo stadio Pino Zaccheria di Foggia e Stein Bjarkason che riporta la situazione in parità tra Foggia e Pescara, 2-2 al Pino Zaccheria.
linea allo studio. Buonanotte a tutti.